Ciao ragazze, ciao ragazzi, a tutte e tutti. Nuovo video, preferiti di ottobre, finalmente. Allora, lo stavo facendo con la mia macchina fotografica, ma quindi a questo punto lo rifaccio col telefonino, meglio. E niente, stavo registrando sto video di preferiti di ottobre, come promesso, ma niente, i file sono andati persi, chissà per quale magia. Non importa, lo riregistro da capo. Allora, i preferiti ottobre sono il potaggio di porro, che è molto buono, è fantastico. E poi la musica, che sono Dido, White Flag e Here With Me, le due canzoni che mi portano all'infanzia, cioè non all'infanzia, scusate, all'adolescenza. E all'adolescenza mi portano perché ovviamente ho vissuto non in questa casa che voi state vedendo, che sto registrando, ma bensì in una casa che è situata sopra le poste, cioè le poste della Madonna, le poste di Palau. Sopra le poste vi è una casa, ovvero sopra la sede delle poste. A fianco c'è delle case, della scialle, dove c'erano sotto la scialle, vabbè, niente. Questa casa io ho vissuto tantissimi anni in adolescenza, bellissime. Proprio, poi vabbè, nel 2001, per un'altra cosa, allora, prima cosa non avevo il computer nel telefonino, ma avevo solamente un semplice stereo, grande così, grosso così, con due casse belle grosse, belle gigantesche, non tanto gigante, ma una dimensione media. E lo pagai all'epoca anche un sacco lo stereo, bello blu, me lo ricordo ancora, blu e grigio. Comunque dettagli questo, no? E nel frattempo ascoltavo musica, tanta musica, anche mentre dormivo, prima di andare a dormire me l'ascoltavo, poi mia nonna me la spegneva perché dovevo dormire, però vabbè, dettagli. E niente, ah, come cibo mi ho dimenticato di dire che adoro queste bellissime tisane, le tisane della Bon Relax, oltre alla Bonomelli. Queste tisane qua sono fantastiche, le adoro, sono strabuone. E queste qua, appunto, tisane della Bon Relax, dove sono prese all'Eurospin, vedete? Eurospin, e sono 40 grammi di Bon Relax. Buone, vedete? Già adesso ce n'è poche qua, ma ne ho fatto un'altra per la scorta, vedete? Ops, scusate, me le stavo tirando addosso, perdonatemi. E queste qua sono tre bustine, ma ce n'è tantissime dentro, ce n'è 20 filtri, ma io le ho quasi terminate perché ne vanno a ruba, come già ve lo dico. Comunque niente, a parte questo, musica Dido, White Flag, e l'altra seconda musica, l'altra seconda canzone Here With Me, che è bellissima, adoro. Non so se la Stefania la conosce, Arte in Dimensione Artistica, non so come si chiama Stefania, comunque canale, se lo vedete ve lo cerco qua nell'info box. Anche lei conosce queste canzoni e adoro, e sembra che lo sappia, che sono in fissa con tutte e due queste canzoni. Invece nel 2001, quando sono andata in America, come devo dire, sempre in adolescenza, in fase di miei 13 anni, sono andata a fare ricerca di campioncini da Sephora, con la sorella della mia matrigna. Top, fenomenale, anche Sephora un po' caruccia, ma mi ci sono divertita lo stesso. Mi è piaciuto tutto quello che c'era da Sephora, non che adesso non sia bello quello che c'è da Sephora, però forse tornerei di nuovo da capo a riandare in America, ma non si può perché con la matrigna mia non sono in ottimi accordi, non siamo tanto ben accorti. Però ogni tanto che cuoricino su Instagram lo metto, anche se non dovrei farlo, ma lo faccio lo stesso perché sono troppo buona, io non so perché. E niente, questo è dei miei difetti, essere troppo buona per certe cose, per certe persone, ma vabbè, dettagli. E cosa dirvi altro? Come musica ve l'ho detto, musica, cos'altro non vi ho detto? Non mi ricordo più. Sì, musica e basta, ragazze. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like di supporto.
aspetta, secondo me lo dico dopo. Come a scuola, scusate se ritorno, però non avevo finito il video, dei preferiti ottobre ovviamente. Come a scuola ho fatto il tour operator a Santa Teresa di Gallura. Mi è piaciuta anche se era un po' scomodina, ma vabbè, i ragazzi sono bellissimi, però vabbè, anche in America non c'è da perdere. Non c'è da perdere la testa, sono troppo belli. Però vabbè. E niente, cos'altro dirvi? Ah, ho qua il foglio, se no non mi ricordo cosa devo dire, perché questo di ottobre sono un po' tosti da parlare. Alcuni me li ricordate, ma ho dovuto stoppare il video per andare a prendere questo foglio, anche se lo vedo un po' un contro questo video, però vabbè. E niente, ho fatto la scuola a Santa Teresa di Gallura, al turistico di Santa Teresa. E niente, turistico, sì, avete capito bene. Mi ci sono trovata bene, ma non benino, perché anche io, non per la scuola, più che altro perché ogni tanto tra compagni e compagni, non tutte, alcuni, ci insultevamo. Per insulti a volte ho dovuto inventare varie scuse per non farmi insultare e neanche per farmi deridere, però vabbè, dettagli. Questi lasciamo perdere, è meglio, perché ho detto anche delle cose che loro non mi avrebbero creduto e infatti non sono accadute certe cose, ma meglio così perché almeno hanno evitato di rompervi le balls come al solito e niente. Una mi diceva: io non ti ci vedo così, non ti ci vedo colà. Ebbene che non sia successa quella cosa, cioè non ve la dico tanto, in altri video ce l'avrete sentito che cosa volevo farmi io, cioè di farmi prendere i voti, sarebbe a dire, farmi suora. Non è stato possibile, prima di tutto per la mia salute non si può, seconda cosa, terza cosa, non avevo tanta vocazione per farmi suora, per prendere i voti appunto, e terza cosa, chi me lo fa fare di farmi suora? Non è che mi sento stra bella, stra figa, ma mi sento, allora mi sento normale, più così, nubile, eccetera, e perché devo vivere in un convento se mi posso permettere di e se voglio permettermi di vivere in in mezzo alla gente, anche le suore si vuole in mezzo alla gente, dipende dalla suora suora, però per niente, questo è quanto. E quindi sta il fatto che il mio, si vede che qualcuno dall'alto ha deciso di farmi fare video su YouTube, non perché volessi diventare uno YouTuber, non credo, però anche questo sogno avevo di diventare una YouTuber, ma non mi sento una YouTuber, anche se molti dicono che tu sei una YouTuber, io stessa. Ma io non mi ci vedo né mi ci sento, però a questo punto se sono su YouTube come una semplice persona normale come tutte voi, vuol dire che sono una YouTuber, ma non a tutti gli effetti, però vabbè, dettagli. Comunque, niente, la scuola di Santa Teresa andavo anche perché c'erano dei trucchi, ovvero non la scuola, nella profumeria a fianco alla chiesa di Santa Teresa c'era una profumeria e all'epoca facevo la vela, non tanta vela ma quasi, siamo lì e facevo vela e andavo con la mia amica a vedere per i trucchi, una volta mi sono anche truccata, se non ricordo male perché non volevo dire una fesseria, che era un po' che mi sono truccata in pullman e poi a volte invece tutte le mattine mi alzavo alle 6 per truccarmi in pullman o anche in casa direttamente, perché tante volte mi diva anche male toccare in pullman, quindi va bene, dettagli, no comment, lasciamo perdere, che è meglio. E comunque mi ci sono trovata parecchio bene in questa scuola, perché non perché facevo vela, perché qualche cosa mi ha istruito molto nella scuola di Santa Teresa, mi ha fatto sì che non rimanessi del tutto ignorante, non perché molte mi vedono ignorante, perché non capisco una mazza, ma perché non mi vedo così stupida né come si può dire, né deficiente da non sapere cosa devo dire e cosa non devo dire. È vero, certi video li faccio così alla cavolo di cane come sono, però questo penso che se vi può piacere, se vi interessa, eccomi qua, che sono il nostro, se anche se penso di aver detto che fesseria, perdonatemi, però molte cose sono vere, del tipo come farmi suora è una cosa un po' controversa, perché avrei detto se non fossi stata un'altra cosa, un'altra persona, avrei fatto quello, sì, la suora, ma a sto punto grazie a mamma e a nonna che mi hanno permesso di fare quello che mi piace di più a me.
Vabbè, mamma non c'entra niente, mia madre era perché sarebbe stata felice se sarebbe stata un altro po' di più in vita con me, ma purtroppo una brutta malattia, ma anche vabbè. Il fatto che non stava tanto bene di salute, no, non ne voglio parlare ragazzi, fa un po' star male questa cosa. Comunque, mi è piaciuto il fatto che... Oddio. Scusate, intanto mi prende questo malore di quando parlo di mia madre. È brutto da dire, però così. E niente, riprendiamo il tono migliore che è giusto. Allora, sì, avrei voluto stare bene con mia madre anche con qualche consiglio in più dato da veramente da chi mi ha voluto con tanto amore e soprattutto da chi, come si vuol dire, scusate il termine francesismo, partorito, perché mia madre mi ha partorito, ma va, sì, è così. E quindi niente, questo è quanto. Sto dicendo un'altra fesseria, però questa è la pura verità. Mia madre non poteva fare di meglio che farmi questo regalo dei trucchi, perché i trucchi sono belli, costano, ma un occhio della testa, ma la passione mi ha trasmessa anche a me, sono contenta. E niente, l'adolescenza era per i trucchi, ma per la musica, il creare tante cose, insomma, non è che sono stata lì a tenermi le mani in mano, no, ho fatto anche tante cose che adesso tante volte lascio perdere, però a volte li faccio quando non ho voglia, li faccio perché mi piacciono. E niente, questo era tutto ragazze, tipo musica, cantare, ballare, eccetera. E niente, quindi seguitemi su Instagram se non ancora non lo fate, perché in questi giorni ho vorrei portarvi un altro contenuto, non solo qua su YouTube. Perché mi seguite solo su YouTube o su Instagram, seguite su tutti e due i social. Porterò qualche balletto, ma non troppo strapazzato, come si dice, non lo so. Sì, strapazzato, perché non vorrei far male. Comunque, se vi va, seguitemi anche su Instagram, che potrei portare qualche balletto o anche solo qua su YouTube. Vediamo un po' come la voglio mettere io, se mi decido o meno. Bene, like, commento, iscrizione e attivate la campanella se voi al mio prossimo appuntamento youtubiano vi deciderete di iscrivervi, perché vi sto simpatica, perché volete ridere di me, non lo so quello che è. Un bacio e attivate la campanella e appunto commentatemi educatamente qua sotto. Ciao, un bacio.